Buonasera mister, fra il primo e il secondo tempo abbiamo visto un'Inter totalmente diversa. Vorrei chiederle che cosa vi siete detti nello spogliatoio. Ma non è che ci siano grandi segreti. Nonostante fossimo partiti bene nel primo tempo andando in vantaggio, la Roma è stata in grado di ribaltare e abbiamo commesso qualche errore sia sul primo che sul secondo gol, e questo lo analizzeremo, però soprattutto non siamo riusciti a imporre il nostro gioco. Ci siamo parlati con lo staff, abbiamo avuto una comunicazione anche con Inzaghi, ovviamente abbiamo corretto alcune posizioni e nel secondo tempo è venuto fuori il motivo per cui questa squadra è composta da giocatori così straordinari che sanno cogliere immediatamente i segnali. E dicevo prima ai colleghi di altre televisioni che è un piacere lavorare quotidianamente con questi ragazzi, perché sono delle spugne che hanno voglia di apprendere, anzi ci stimolano e ci insegnano tante volte sul campo dove poter migliorare questa squadra. Ecco, un Inter che si sta dimostrando molto solida, perché quest'anno in campionato è sempre andata in vantaggio tranne nella sfida contro la Juventus, ed è anche un Inter che si sta dimostrando molto matura, perché è capace di vincere anche se non domina per tutti i 90 minuti. E magari è stato un insegnamento del passato, dove cercavamo di dominare, magari mi viene in mente la prima stagione abbiamo preso qualche gol di troppo in ripartenza. Oggi c'è stato un piccolo spettro, però la cosa positiva è che la squadra ha saputo ritrovare immediatamente le distanze, il modo di uscire dalle pressioni della Roma, che ha cercato sicuramente e ci è riuscita in alcuni tratti a metterci in difficoltà. Tutto questo però, nonostante i numeri siano importantissimi, non basta, perché abbiamo ancora troppe squadre vicine. Domanda da studio. Sì, buonasera mister, complimenti per la vittoria importantissima. La sento. Le grandi squadre capiscono i momenti decisivi della gara, i momenti in cui bisogna alzare i ritmi, andare a prendersi il risultato. L'avete fatto nel primo quarto d'ora del secondo tempo, anche pensando, sapendo che probabilmente sarebbe stato importante, forse decisivo, riuscire a ribaltarla subito la gara, sapendo che insomma le condizioni del campo, le tante energie spese a giocare su questo tipo di terreno di gioco, sarebbe stato più complicato con il passare dei minuti poi andarla a riprendere. Ah sì, hai detto benissimo. Intanto mi preme sottolineare che questa partita può essere un bellissimo spot per il calcio italiano all'estero, perché è giocata su un campo che andava sempre più appesantendosi e i ritmi non sono scesi, la qualità tecnica è salita, la nostra qualità è salita decisamente, anche l'intensità, e siamo stati bravi. E quindi è molto importante quello che hai detto, la capacità di saper gestire i momenti. Ci sono dei momenti in cui ci possono essere gli avversari che ti mettono in difficoltà, però insomma stiamo inanellando una bella serie di vittorie, però come ho detto prima purtroppo non è ancora sufficiente. Mister, se l'anno scorso si è parlato un po' di un Inter Lautaro dipendente, quanto invece completa quest'anno l'Inter, che è in grado di fare male in tutti i reparti? Oggi abbiamo visto due gol che arrivano da due difensori, Acerbi e Bastoni. No, è importantissimo. Poi sai, Lautaro dipendente, il discorso è che Lautaro è il nostro cannoniere e fa tantissimi gol. Poi però i gol li fa Thuram, poi però entrano Sanchez e Arnautovic, che oggi hanno dato un contributo importantissimo. Qui stiamo parlando di un grandissimo gruppo, straordinario, è un piacere lavorare con loro. Quindi la cosa bella è che quando c'è un gol, che possa essere di Acerbi, di Lautaro, di chiunque sia, la panchina esplode, cioè i ragazzi che stanno fuori esplodono e gioiscono insieme ai compagni, e quando entrano danno il loro contributo. Non è un segreto, ma questo è quello che ci aiuterà secondo noi ad andare avanti nel miglior modo possibile. Un grande gruppo, grazie mister. Grazie a voi.